Ecco qua, siamo alla compagnia nel Florence and Queer Festival. Stasera c'è Disco Ruin. Regista, perché Disco Ruin? Non è un bel titolo. Ma perché partiamo dalle discoteche abbandonate, però sperando in un futuro radioso delle discoteche. C'è anche il Tenax. Sì, c'è un po' di Tenax, c'è un po' di tutto. Ovviamente in due ore non sono riuscita a mettere proprio tutto, però ci sono senz'altro 40 anni di nottate italiane, dagli anni 60 fino a fine anni 90. Il film dura due ore. E il film dura due ore, sì. Noi stiamo per andare a vederlo. Vi aspetto in sala e non addormentatevi. Grazie. Grazie. Vediamo un po'. Eccola, Bruno Cassini. Siete l'unica manifestazione, una delle poche manifestazioni che non si è fermata perché avete scampato per il rotto della cuffia il primo lockdown. È vero, noi l'anno scorso abbiamo fatto in sala fisica il festival, dopo qualche giorno abbiamo finito, hanno chiuso tutto, è lockdown generale. Dopo quindi, di noi il diluvio. Il diluvio, after flood. Quindi questa non è una ripartenza perché voi non vi siete mai fermati. Esatto, è l'ennesima edizione, la 19ª. Siamo grandi, ci avviciniamo alla 20ª, Jim. Tranno la 20ª. Senti, però il pezzo di apertura, il film di apertura sembra proprio fatto apposta per noi, Disco Ruin, noi che siamo la generazione del Disco Ruin. Guarda, Disco Ruin è un documentario che era doveroso aprire il festival perché racconta 5 decenni in Italia di club culture e, come dicevo prima al talk con Lisa Bosi, che è la regista, e, questo documentario dà una forza pazzesca a tornare a ballare. Allora andiamo? Andiamo a ballare. Andiamo. Eccoci qua. No, il maestro Cauteruccio mi accoglie all'ingresso della sala. Buonasera maestro. Caro. Lei è arrivato dalla Calabria? Sì, sono venuto apposta per questo evento, perché come sai io sono molto legato diciamo alla vita notturna delle città e quindi il Tenax per me è stato un laboratorio molto importante, quindi non potevo mancare, voglio dire, a questa occasione molto importante sia per il film che per le testimonianze che ci saranno. Andiamo a vederci questo film, maestro Cauteruccio. Ecco, vedo un gruppetto di testa molto interessante. Guarda qua, guarda che cosa troviamo. Roberto Nistri, presidente di Controradio, socio del Tenax, e Alex Neri, DJ del Tenax. Ciao. Ciao, bella la mascherina, è fantastica comunque, nasconde le emozioni. Che ci fate voi due qua? Rappresentiamo gli estremi, il vecchio e il nuovo. Il nuovo sono io. Qual è il vecchio e qual è il nuovo? No, lui è vecchio, io sono assolutamente il nuovo. Socio del Controradio Club. Socio del Controradio Club, la critica però te la fo dopo, cioè non è che me la chiedi ora. La critica me la fai dopo, però ora questo è di Ambience, una preview di quello che sta succedendo. È una preview, è fighissimo, cioè non può essere che il Controradio con la preview di Ambience, va bene. Allora, buona visione allora. Anche a te, a dopo. Allora dal Cinema La Compagnia, Florence Queer Festival, Disco Ruin. Questo film, questo documentario Disco Ruin, che fa parte di un progetto dell'estate fiorentina che si chiama Ma che genere di musica? E adesso noi invitiamo qui con noi Bruno, chi esattamente? Allora intanto benvenuti, invitiamo Lisa Bosi che è la regista del documentario, che ringraziamo moltissimo. Grazie. E invitiamo Alex Neri, DJ, che conoscete benissimo, e Roberto Nistri di Controradio e Tenax. Vorrei lanciare un'idea, insomma, per quanto ci riguarda, non posso parlare a nome dello Space, ma queste realtà sono spesso sottovalutate e anche guardate con occhi un po', come dire, di sospetto. In realtà sono cose che hanno prodotto tantissima sotto il profilo dell'arte, della musica, della moda, eccetera, eccetera.
E a questo proposito, secondo me, il Tenax, che è a Peretola, sottolineo Peretola, vorrei che diventasse bottega storica fiorentina, perché è facile fare botteghe storiche in Piazza Navona, a Peretola è un po' più difficile, e siccome sono 40 anni con la stessa partita IVA, sottolineo, e abbiamo prodotto veramente tanto, forse sarebbe l'ora di accorgersi che il Tenax è un fiore all'occhiello della città, tant'è vero che è molto più famoso, se uno va a Londra o va a New York è molto conosciuto, e Bruno me lo può confermare. Tutto qua. Grazie Roberto Nistri. Critico per un giorno, critica. Tocca la critica, ma mi imbarazzo. Ma che ti devo dire? Che mi è piaciuto molto, ci sono gli autori, non posso dire altro, è così. È molto bello. Io pensavo che ci fossero delle cose in più sull'architettura, delle cose in più sulla società che cambia, su pesante io di mio. Però bello, lo volevo vedere, l'ho visto, lo rivedrò anche. Senti, ma un po' di anni 80 mancavano. Mancava il Tenax, ragazzi, cioè io pensavo che ci fosse, mancava tutti gli anni 80 di Controradio, i miei, è un pezzetto solo. Cioè, è proprio, è latente, no? Ci arrivano vicino ma non c'entrano dentro, ma non è il primo film che fa così. Ma sono rimasto molto colpito, è vero che Firenze era una città particolare, ma tutta questa roba qui parla con quello che succedeva qua. E quello che succedeva qua parlava con il resto d'Europa, e quindi sì, questa cosa è mancata secondo me molto. Ti è piaciuto? Molto, mi è piaciuto molto. Peccato c'era poco Tenax. Ecco, stavamo parlando proprio di questo, ma infatti io ero una frequentatrice del Tenax e me lo ricordo con tanto piacere e affetto. È una cosa strana, no? Perché ci arrivano vicino, sembra che stiano per parlarci e poi deviano. Infatti, forse perché all'epoca Rimini e Riccione erano, diciamo, il top. Ci andavamo anche noi a Rimini e Riccione, non so, al Diabolica, dopo il Tenax ci andavamo spesso nel fine settimana. No, io mi sono fermata al Tenax, ero un po' troppo giovane per prendere la via dell'autostrada. Che ne pensi? Allora, un film molto particolare. Secondo me la cosa che emerge è che alla fine tutta questa grande creatività che c'era, che si vede, che sprizzava da tutti i pori, dalla fine degli anni 60 fino a 10 anni fa, io credo che fosse legata anche a un clima economico che era completamente diverso. E quindi mi sono fatto quest'idea, avendola vissuta in duplice ruolo, che c'era grandissima creatività in tantissimi settori musicali, di arte, di contaminazione, ma c'era anche, secondo me, una condizione economica che spingeva molto, anche per un certo tipo di esclusività, di feste, di serate, dove si poteva osare, dove l'abito diventava una specie di macchina anche esterna, no? E poi tutto questo piano piano è andato a morire, forse per mancanza di idee, per mancanza di tante cose, ma credo anche per un clima economico che è andato via via peggiorando. Comunque bellissimo. Piaciuto? Sì, molto, molto. Mi è piaciuto molto l'aspetto di vivere quegli anni che anch'io ho vissuto, non da frequentatrice, però con l'occhio di chi creava la musica, i DJ, i performer, che è una cosa che me li ha fatti vedere veramente in un modo eccezionale, davvero degli alieni che creavano cultura, un modo, subivano anche il momento che si viveva con tutte le varie perdizioni o malattie o droghe che ci sono state, però assolutamente da protagonisti, quasi da direttori d'orchestra, quindi questo era un aspetto veramente diverso che ho visto in quegli anni. Abbiamo fatto un altro critico per un giorno, Cinema La Compagnia, Disco Ruin era il film. Molto bello, molto interessante. Viaggiami tranquillo, una buona serata e buona fortuna.